Buongiorno, con Daniele Colombo alla frazione di Lancio, con Ciulli, Boninti e Mori. E poi, quinti dello scorso anno, San Benedetto in Pisa. Via preso dal Edoardo Corti per Bergamo, in buona spinta, bene anche Daniele Colombo e per Livorno Edoardo Corti e anche Federico Fedeli sull'esterno, bene Colombo per Livorno. Avevamo detto occhio alla staffetta livornese, il cambio non proprio velocissimo, ma sono davanti i ragazzi biancoverdi. Adesso comincia anche la rimonta di Bergamo. Per Livorno c'è Matteo Ciulli in seconda frazione. Poi ci saranno Boninti e Mori. Il cambio con Boninti che prende quasi da fermo. Più veloce il cambio della San Benedettese. Bene anche Bergamo dietro. Con Daniele Minotti in ultima frazione ci sarà l'ostacolista Maffezzoni. Cambio per Livorno davanti con Boninti e Gabriele Mori che prende il cambio, ha un bel vantaggio a Livorno, sembra difficile la rimonta per Luca Patrizzi. Poi Maffezzoni che gira largo sulla prima curva, problemi di tenuta, lo va a rimontare Maffezzoni non inquadrato, davanti c'è sempre Gabriele Mori, figlio d'arte, lo ricordiamo, con papà Fabrizio che qualche staffetta l'ha fatta ma più lunga 4x4, vince Livorno, bene, nettamente 1:32:53 ed è il primo tempo per adesso. Abbiamo detto squadra compatta quella di Livornese con buoni frazionisti. Però ci sono ancora 8 squadre che devono scendere sulla pista. Questo tempo però potrebbe valere podio 8. I risultati della 5 se non sbaglio, quindi questi è. Federico Garofoli che ha il compito di lanciare la squadra livornese. O meglio, voi avete tenuto compagnia a noi guardandoci, ascoltando la voce di Freddy Speaker, di Federico Bini, che commenta anche quest'ultima serie di staffetta. Avevamo detto Angelo Ulisse ha qualcosa da prendersi di rivincita e lancia veloce davanti la squadra delle Fiamme Gialle Simoni. Il cambio fra lui e Emiliano Villa, buona frazione anche del livornese Garofoli che però paga qualcosa rispetto al più veloce Ulisse all'interno, attenzione alle Fiamme Oro, Livorno è terza, poi la Vicentina, bene Fiamme Gialle Simoni davanti, attenzione a Fiamme Oro e Livorno che potrebbero avere frazionisti ora più forti. Prende il testimone Gabriele Mori che deve fare una svirgola per evitare frazionista delle Fiamme Oro e si lancia a caccia delle posizioni davanti, la rimonta per Livorno, davanti sono le Fiamme Gialle Simoni, Gabriele Mori è un indiavolato in quel rettilineo opposto e va a caccia anche della prima posizione perché se consegna il testimone in mano a Boninti in testa penso che non ce ne sia per nessuno e infatti Livorno cambia davanti, Boninti in lotta chiude la porta in faccia a Andrea Vannini che prova a lanciarsi all'inseguimento. Tommaso Boninti è in una condizione favolosa, mulina le sue gambe sotto, se ne va dopo l'oro vinto nei 400, adesso l'oro nella staffetta, grande Livorno, 1:30:33, attenzione si è confermato il record italiano per società, attenzione ai livornesi, cosa hanno fatto? Abbiamo i risultati della quinta serie, intanto